Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Abbiamo visto tutti gli accessori che abbiamo a disposizione, tutti gli accessori che possiamo utilizzare in accoppiata con la testa Godox R200. Entriamo invece in questo video nei dettagli e nelle istruzioni d'uso della testa flash. Vediamo come utilizzare nello specifico la staffa per montare il flash sulla macchina, vediamo come utilizzare la staffa per gli ombrelli e anche come controllare il flash attraverso il Godox AD200 o AD200 Pro. Per utilizzare la testa flash basta agganciarla all'AD200 nel mio caso, semplicemente con l'aggancio che abbiamo a disposizione. Aggancio che è formato da quattro innesti metallici che permettono un serraggio di sicurezza sul flash. In questo modo il nostro AD200 ha come testa l'R200, quindi una testa anulare, un flash anulare. Il controllo è molto semplice. Conosciamo già benissimo la D200, tutte le possibilità che abbiamo a disposizione sul flash, sia in termini di controllo di potenza, sia in termini di controllo delle varie modalità di utilizzo. Come abbiamo detto nei video precedenti, abbiamo la possibilità di gestire il flash in varie modalità di sincronizzazione. Possiamo sfruttare la fotocellula della D200, quindi possiamo utilizzare la testa R200 in modalità slave S1 ed S2, quindi senza alcun bisogno di trasmettitori Wi-Fi, quindi X1T, X2T oppure l'X-Pro. Quindi possiamo tranquillamente sincronizzare la nostra unità flash con un flash montato sulla fotocamera. Questo è il classico controllo che viene fatto tramite la fotocellula ottica, quindi un controllo ottico a distanza. Abbiamo naturalmente la modalità wireless sulla banda da 2,4 GHz con la necessità di utilizzare i trasmettitori Godox X1T, X2T, X-Pro. In questo modo abbiamo il pieno controllo della lampada, possiamo gestire la potenza, le modalità e anche attivare o disattivare la luce pilota. Per attivare e disattivare la luce pilota dal Godox AD200 ma anche sulla D200 Pro dobbiamo schiacciare l'apposito tasto che è quello in basso a destra, c'è l'iconcina che ci indica la luce pilota, anche perché una luce pilota è presente anche in altre teste disponibili per la D200. Anche in questa qui, nella testa classica, è presente una piccola luce pilota LED composta da due strisce LED che si trovano nella parte superiore e inferiore della testa. Per cambiare i livelli invece di potenza della luce pilota, ne abbiamo ben tre disponibili, basta schiacciare ripetutamente sempre lo stesso tasto e la Godox R200 cambierà la potenza della luce pilota. Quindi il pulsante fa da switch sia allo spegnimento che al passaggio ai tre livelli di potenza. Per il controllo poi in generale della potenza delle modalità, basta utilizzare e sfruttare il pannellino del Godox AD200 che conosciamo benissimo e gestire al meglio la nostra testa flash. Possiamo utilizzare la testa montata direttamente sulla macchina grazie a questa staffa che ci permette di posizionare la macchina e l'obiettivo davanti al flash anulare. Vi faccio vedere subito come agganciare la macchina. Per fare ciò bisogna prima agganciare, grazie alle due viti sempre in dotazione, la staffa al flash anulare. Dietro infatti abbiamo due innesti a vite che ci permettono proprio di agganciare la staffa al ring flash. Siamo in posizione di circa 90 gradi per avere poi facilità d'uso nella regolazione della macchina, in questo modo, e andiamo a montare la staffa grazie alle due viti. Fatto questo, dobbiamo poi montare la nostra fotocamera su questa parte della staffa e poi regolare il tutto per posizionare esattamente la parte frontale dell'obiettivo in linea con la lampada flash. La staffa ha dei binari che ci permettono di fare queste regolazioni. Possiamo quindi spostare la staffa avanti e indietro e spostare anche la macchina in avanti grazie al doppio binario. Montiamo quindi la fotocamera, dopodiché facciamo le regolazioni per posizionare l'obiettivo in asse con il ring flash. Per fare questo dobbiamo spostare la fotocamera in avanti e poi farla scendere all'interno del ring flash. In questo modo abbiamo tutto perfettamente in asse.
e l'obiettivo si posizionerà più o meno davanti al flash anulare. È fondamentale fare attenzione all'utilizzo dei paraluci. Io vi sconsiglio di utilizzare il paraluce soprattutto quelli a petalo, perché potrebbero interferire con il fascio luminoso. Quello invece classico, il paraluce circolare, anche in quel caso potrebbe interferire con il fascio luminoso, ma è un'interferenza omogenea proprio perché la forma del paraluce è circolare. In ogni caso è meglio non utilizzare il paraluce. In questo caso mi sono accorto che l'obiettivo è troppo in avanti, è andato oltre la lampada flash e quindi riporto indietro la macchina, grazie proprio a questi movimenti che sono permessi dai binari della staffa. Adesso ho la possibilità praticamente di utilizzare la mia macchina per i miei scatti, supportato da una luce flash anulare della potenza di 200 watt. Posso quindi fare i miei scatti in tranquillità, sincronizzo il fascio luminoso, la luce flash con un trigger radio, quindi con un trasmettitore Godox che monterò sulla mia macchina fotografica, e posso tranquillamente lavorare. Questo è uno degli utilizzi possibili con questa testa flash. Ho la possibilità anche di montare gli accessori che abbiamo visto nel video precedente, quindi posso montare il nido d'ape direttamente sulla testa flash, posso montare anche la beauty dish sempre utilizzando tutto questo sistema, questo abbinamento direttamente sulla macchina, e posso posizionare il mio Godox AT200 nella borsetta a tracolla e andare tranquillamente in giro in mobilità ed effettuare tutti i miei scatti fotografici. Grazie sempre a questa staffa possiamo montare la nostra testa flash su uno stativo e quindi utilizzare il nostro flash staccato dalla fotocamera. Sganciamo la nostra macchina e vi faccio vedere che sotto la staffa abbiamo a disposizione due attacchi a vite, uno da 1/4 pollice e uno da 3/8 pollice. Quindi abbiamo la possibilità di montare la nostra staffa su qualsiasi stativo grazie a questi innesti a vite e posizionare il nostro flash a distanza su uno stativo. Abbiamo poi la possibilità di utilizzare dei diffusori ad ombrello, grazie alla staffa sempre in dotazione, che possiamo montare direttamente insieme alla nostra staffa, semplicemente sganciando le viti e posizionando questa sopra la staffa che era già montata. Le viti hanno una lunghezza tale che permettono questa operazione, facendo attenzione a posizionare le rondelle prima della vite. In questo modo avrò il mio flash posizionato sullo stativo e posso anche utilizzare l'ombrello. In questa staffa che avevo montato sotto ho l'aggancio per l'ombrello, però in questo modo, utilizzando la sua staffa, l'ombrello si posizionerà perfettamente in asse con il flash, quindi avrò una luce più omogenea, più simmetrica. Quindi è sempre meglio utilizzare la staffa che c'è in dotazione. Grazie poi anche a questa staffa, che ha due snodi che possono ruotare, possiamo gestire l'inclinazione del nostro flash. In più possiamo poi muovere l'ombrello in asse sulla testa flash in diverse posizioni e quindi modificare il nostro fascio di luce. La staffa dell'ombrello può essere utilizzata anche da sola. Sganciamo il tutto, possiamo montare la staffa direttamente sull'anello flash. In questo modo, posizionando per esempio un ombrello direttamente sullo stativo, possiamo poi inserire la nostra testa all'interno dell'ombrello. Anche in questo caso l'utilizzo del flash è molto versatile, perché possiamo gestire la posizione del flash sull'asse dell'ombrello e quindi modificare il nostro fascio di luce. Un altro utilizzo di questa testa flash, anche se è meno pratico e più faticoso, è quello di agganciare la testa direttamente ad un monopiede che possiamo tenere con l'altra mano. Quindi con una mano scattiamo e con l'altra invece teniamo il nostro flash anulare a distanza, quindi per avere diverse angolazioni e diverse direzionalità della luce. In questo caso è molto scomodo, è sempre meglio utilizzare uno stativo, ma quando siamo da soli e non abbiamo la disponibilità di un assistente e dobbiamo fare degli scatti immobili
stabilità e soprattutto in velocità, può tornare utile anche questo metodo. Quindi possiamo utilizzare tranquillamente un bastone, un monopiede dove agganciamo la staffa e teniamo a distanza il nostro flash per illuminare il nostro soggetto. Voglio aprire una parentesi dedicata al firmware. Per poter utilizzare il flash, la testa flash, è fondamentale che il firmware della D200 e della D200 Pro siano aggiornati all'ultima versione, soprattutto per il controllo della luce pilota. Senza l'aggiornamento, comunque con un firmware vecchio, datato, non abbiamo la possibilità di attivare o disattivare la luce pilota. Il flash funzionerà comunque perché non è altro che un allungamento della D200, non è altro che un accessorio della D200, ma non abbiamo il pieno controllo per quanto riguarda la luce pilota. E in molti casi la luce pilota è molto importante, quindi vi consiglio di aggiornare il firmware della D200 e della D200 Pro per poter sfruttare appieno questa testa flash. Per questo video è tutto, vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video. Vi ringrazio tantissimo per la visione e alla prossima.